gestione ingredienti esterni. Ogni ingrediente può avere la sua gestione e sulla sua tipologia, amaro, dolce, alcolico, sconosciuto, ma anche esterno. La gestione degli ingredienti esterni è molto importante perché utilizzandola si può andare ad aumentare la produttività dei drink da fare. L'imprenditore può scegliere di mettere sotto connection nei 15 ingredienti soltanto prodotti alcolici, che sono quelli che poi hanno un costo, e di poter dire alla macchina che altri ingredienti tipo i sodati, Coca-Cola, lemon soda, tonica, prosecco, oppure anche i succhi, sono esterni. Se non gli viene detto che questi prodotti sono esterni, nella ricetta per esempio dell'americano, se io non gli dico che la soda è esterna, a Connection manca un ingrediente per fare quel drink, quindi non me lo propone nella home page del menu. Ma se io gli vado a dire che è esterno, e ora vi facciamo vedere, vado, cerco la mia soda, la clicco, la seleziono, nella sezione ingredienti vado a dirgli che invece che essere amaro, questo ingrediente è esterno. La macchina mi ricorda che se eventualmente il prodotto soda fosse stato sotto i dispenser, questo non è possibile perché o è nei dispenser o viene versato direttamente dall'operatore, me lo va a deselezionare. Io vado a salvare e ora vado a farvi vedere come faccio il mio americano. Per esempio, vado nel mio menu, io trovo il mio americano, clicco americano. Già mi dice Connection che devo aggiungere 40 ml di soda. Vado a fare il mio drink e ricorda ancora all'operatore di aggiungere 40 ml di soda. Utilizzando gli ingredienti esterni io aumento di gran lunga la mia produttività e massimizzo il discorso del drink cost, perché comunque tra un prodotto alcolico che ha un costo e un prodotto sodato che ha un costo molto basso, l'imprenditore può decidere di centellinare quello è il prodotto alcolico.